lettori e lettrici di Leggenda Letteraria, bentornati ai nostri esempi di leggenda. Il termine di cui parliamo oggi è querulo, che come l'ormai classico vocabolario della Treccani ci dice, è un sinonimo di lamentoso, cioè significa lamentoso, viene detto cioè di persona che si lagna, di una persona che si lamenta dolendosi dei torti ricevuti. Inoltre il dizionario ci dice che è un aggettivo letterario, cioè derivato dalla nostra tradizione letteraria, e noi aggiungiamo di quella tradizione alta, aurica, poiché è un termine che ricalca, cioè fa il calco della parola latina da cui ha origine. Infatti, come possiamo vedere sul dizionario etimologico consultabile al sito etimo.it, querulo deriva da querulus, dal termine latino che deriva a sua volta dal verbo queror, che significa lamentarsi. Noi aggiungiamo che queror, il verbo latino, ha la stessa radice di un altro verbo latino, che è quero, che vuol dire chiedere qualcosa, rivendicare qualcosa. Ecco come il termine italiano va a unire i significati dei due verbi, come questi due verbi latini si siano fusi poi nell'italiano. Per l'appunto, querulo vuol dire qualcuno che si lamenta per un torto subito, cioè qualcuno che si lamenta per rivendicare qualcosa. Il riferimento testuale di oggi viene da uno degli autori più importanti della nostra tradizione letteraria, Giuseppe Parini, un poeta settecentesco, importante padre della lingua italiana, poiché quando parliamo di Parini parliamo di un vero e proprio forgiatore della musica, quindi della poesia intesa come musicalità del verso. E inoltre è un autore che ha fatto scuola, cioè un autore che con le sue opere ha aperto un solco all'interno del quale si sono mossi gli autori successivi. L'opera a cui facciamo riferimento è Il giorno, un'opera principe, l'opera principe di Giuseppe Parini, opera in cui lui ci parla dell'aristocrazia, l'aristocrazia della metà, della seconda metà del Settecento, e lo fa assumendo il punto di vista di un precettore, che è cosa un tantino differente dall'insegnante del doposcuola attuale. E noi ci teniamo a sottolineare che Parini aveva un importante passato come precettore, essendo stato precettore in casa Serbelloni per circa 5-6 anni, ma al contempo Parini è uno di quegli intellettuali che vivono in una città particolare che è Milano del Settecento, in un periodo particolare che è il dispotismo illuminato, un periodo in cui gli intellettuali, cioè coloro che hanno una preparazione culturale ampia e sostanziosa, vengono chiamati a lavorare a stretto contatto con i riformatori e quindi entrano a far parte effettivamente, realmente, del potere politico attivo. In più bisogna dire che Parini effettivamente ha in prima persona svolto numerosi incarichi pubblici, ha avuto numerose cattedre di insegnamento, e quindi il fatto che lui ci parli dell'aristocrazia, del suo tempo, dell'aristocrazia nel senso di coloro che contano politicamente nel suo tempo, ci fa capire quanto il tema del potere, della collaborazione tra mondo culturale e mondo politico sia fondamentale, sia centrale nella sua attività di poeta, a maggior ragione se consideriamo il fatto che Il giorno è un'opera incompiuta, è un'opera che nata tripartita ha avuto un'evoluzione, per cui le prime due parti, Il mattino e Il mezzogiorno, sono state pubblicate. La terza parte, originariamente La sera, che poi è stata riformulata in altrettante tre parti, non ha mai visto la pubblicazione mentre il poeta era in vita. Questo che cosa significa? Significa che il poeta non è mai riuscito a dare al proprio progetto una forma definita utile per la pubblicazione. Di che cosa ci parla? Ci parla dell'aristocrazia, e come lo fa? Mettendoci davanti un giovane signore, cioè un giovane aristocratico, e mostrandoci le sue attività giornaliere, e ci fa capire come l'aristocrazia fosse diventata un elemento della società pressoché inutile,
limitata a un'apparenza fastosa e soprattutto a una pienezza di sé e della propria mancanza di contenuti. All'interno dei versi che abbiamo scelto, che sono poi i versi principali, sono i versi primi del mattino, quindi proprio l'apertura del poemetto, il precettore d'amabile rito, quindi Parini, ci mostra questo giovin signore che si è appena ritirato, è l'alba, e si è appena ritirato dalla sua notte di giochi e di amori. Ci dice infatti che dopo aver frequentato le aree a Venere sacre al giocatore Mercurio, cioè le aree nel senso i templi devoti a Venere e a Mercurio, che è una metafora per dire le case del piacere, insomma, dove avviene il gioco amoroso, ecco, quindi dedicate a Venere, e dove avviene il gioco d'azzardo, quindi dedicate a Mercurio, perché Mercurio era anche il protettore dei giocatori. Ora si è fatta l'alba, è ora che tu vada a dormire, che tu ti posa, dice. Poiché, e riprendo i versi iniziali, giovin signore, che sia tu un nobile di antica tradizione, per cui il tuo sangue è blu, dice, il tuo sangue celeste sia purissimo per lunga tradizione, o che il difetto del tuo sangue, cioè se tu hai il sangue rosso perché in realtà non sei un aristocratico di lunga tradizione, ma sia un nobile poiché i tuoi predecessori per ricchezze siano riusciti a comprare gli onori della nobiltà, non ti preoccupare che tu sia l'uno o l'altro, ascoltami, poiché ti insegnerò quelle attività che faranno sì di vivere con minor noia i tuoi giorni vuoti. Dice noiosi e lenti giorni, cioè giorni completamente inutili. E poi gli dice, dato, perché ti voglio insegnare queste cose? Perché tu non sei un soldato, dice, invano Marte a sé ti invita, poiché credi che rischiare la vita sia una cosa stupida e perché abborri il sangue. E poi la parte fondamentale, cioè fondamentale nel senso la parte che noi abbiamo evidenziato, in cui ricorre il termine querulo al plurale, queruli, dice non ti dedichi nemmeno agli studi perché sei convinto che siano utili soltanto a far lamentare i giovani. Sei avverso agli studi per colpa dei queruli recinti, cioè quei luoghi carichi lamentosi poiché pieni di lamentele, di giovanili strida, cioè di piagnucoli dei giovani, in cui l'arti migliori e le scienze sono stati trasformati in mostri e orrende larve, cioè fantasmi, cose senza senso, presso immateriali, nel senso proprio di inutili, per cui sono diventate cose buone soltanto per costringere i giovani, per far lamentare i giovani, insomma. Questo è ovviamente un passo ironico per Parini, però Parini ci mostra come l'aristocrazia si fosse disinteressata sia alle arti sia alle scienze, cioè quei campi in cui nel corso del Settecento ci sono stati studi importanti che sono poi sfociati nel periodo appunto delle riforme. E l'ordine sociale come è considerato all'interno dell'antico regime, in cui la politica spetta all'aristocrazia, in questo ordine sociale se l'elemento aristocratico si disinteressa ai campi degli studi, vuol dire che ha perso utilità, è completamente vana. E tutto questo ci viene sintetizzato dal poeta all'interno di questa metafora, all'interno di questa immagine dei queruli recinti. Giovin signore,
O a te scenda per lungo di magnanimi lombi ordine il sangue purissimo celeste, o in te del sangue mendino il difetto i compri onori e le adunate in terra o in mar ricchezze del genitor frugale in pochi lustri, me, precettor d'amabil rito, ascolta. Come ingannar questi noiosi e lenti giorni di vita, cui sì lungo tedio e fastidio insoffribile accompagna, or io ti insegnerò. Quali al mattino, quali dopo il mezzodì, quali la sera esser debban tue cure apprenderai, se in mezzo agli ozi tuoi ozio ti resta pur di tender di orecchi ai versi miei. Già l'aere a Venere sacre e al giocatore Mercurio nelle Gallie e in Albione devotamente hai visitate e porti pur anco i segni del tuo zelo impressi. Ora è tempo di posa. Invano Marte a sé ti invita, che ben folle è quelli che il rischio della vita onor si merca, e tu naturalmente il sangue abborri. Né i mesti della dea Palla de studi ti son meno odiosi, avverso ad essi ti feron troppo i queruli ricinti, ove l'arti migliore le scienze, cangiate in mostri e in vane orride larve, fan le capaci volte che già sempre i giovani li strida. Or primamente odi quali il mattino a te soavi cure debba guidar con facil mano. Sorge il mattino in compagnia dell'alba, innalza al sole, eccetera, eccetera, eccetera. Noi stacchiamo la lettura, ovviamente, vi invitiamo a continuare e speriamo che prestare attenzione a cotanta bellezza non provochi in voi polemici atteggiamenti nei confronti della società attuale. Detto ciò, ci rivediamo lunedì prossimo e state lettori.